Agrigento, al Teatro Pirandello, è stato inaugurato il 42esimo congresso regionale della SIRM, la Società Italiana di Radiologia Medica, gruppo regionale Sicilia. Tra gli altri è intervenuto anche Roberto Lagalla, direttore del Dipartimento di Scienze Radiologiche del Policlinico Giaccone di Palermo. Il congresso prosegue oggi, venerdì e domani sabato all'hotel Dioscuri a San Leone. Il fatto che la Società Italiana di Radiologia Medica, il gruppo regionale della Sicilia, presieduto dal mio collega ed amico Massimo Midiri, porti ad Agrigento questa edizione della sua massima assise regionale testimonia l'importanza che il gruppo e la radiologia siciliana conferiscono alla città di Agrigento e alle sue strutture sanitarie, ma soprattutto vuole anche avere in qualche modo un retrogusto e un significato politico. È difficile oggi, stante lo stato delle vie di comunicazione, raggiungere Agrigento, ma nonostante questo Agrigento non può essere dimenticata e deve recuperare una funzione attrattiva che le compete, che sta nella sua storia, ma che auspicabilmente deve stare nel suo presente e nel suo futuro. La collaborazione tra realtà territoriali diverse è fondamentale. La nostra realtà è una realtà importante, una realtà in cui c'è un bacino di utenza determinante per i 450.000 abitanti, ma c'è una qualità per la parte radiologica, per la parte sia diagnostica sia interventistica fondamentale. La nostra azienda ha una disponibilità di postazioni, di apparecchiature di tutte le tipologie, sia per la parte diagnostica sia per la parte terapeutica, che sono importanti, significative, che hanno consentito di migliorare sia la fase di prevenzione sia fase di cura in maniera determinante, e abbiamo migliorato in maniera importante anche quello che è il fenomeno della mobilità passiva, cioè la possibilità di rendere ai nostri cittadini un servizio di ottima qualità senza spostarsi dal territorio nel quale loro insistono. Per cui è fondamentale, ma è anche fondamentale poter collaborare con realtà che hanno una capacità, una competenza, una professionalità elevata e possono con noi confrontarsi ai massimi livelli. I nostri professionisti sono spesso professionisti di grande livello. È determinante, è fondamentale quando si fa scienza, quando si fa assistenza, quando si fa sanità, poter confrontarsi, poter fare buon uso dell'esperienza degli altri e, quando è possibile, contribuire alle attività di studio, di assistenza, di ricerca, di collaborazione scientifica con tutti gli altri territori. Per cui ben venga questa iniziativa, grazie a chi l'ha organizzata, grazie per avere anche dato evidenza alla bellezza, alla capacità di accoglienza della città di Agrigento e della provincia di Agrigento.